Buonasera a tutti e benvenuti a Zona Sport, la puntata numero 13. Tantissimi servizi in scaletta di calcio, pallavolo e pallacanestro e tanti ospiti. Vi ripresento subito. È qui in studio con me Martina Marangon, libero della SEAP Pallavolo Aragona. Ciao e benvenuta. Il coach della Fortitudo Agrigento, Franco Ciani. Buonasera e Buonasera. benvenuto. Il portiere del Canicattì Calcio, Piero Iacono. Buonasera. Buonasera e benvenuto. E poi il vicepresidente del Canicattì, Faustino Giacchietto. Buonasera e Buonasera, buonasera. benvenuto. In studio c'è anche la Coppa Italia di eccellenza, da poco vinta dal Canicattì Calcio. E ancora complimenti. Eccola qui che il nostro Maurizio Sferrazza la inquadra, questo prezioso gioiello conquistato dal Canicattì Calcio. E subito ne parliamo con i due ospiti, Piero Iacono e Faustino Giacchietto. Piero, questa finale vinta contro il Marina di Ragusa per 1-0, un traguardo storico per il Canicattì. Oltre ad essere un traguardo storico, è stato anche un percorso importante sia per la società che anche per noi come gruppo. Abbiamo affrontato squadre importanti, squadre ben organizzate e sistemate. E per noi è un motivo di d'orgoglio. Non abbiamo fatto niente perché C'è la fase adesso ci nazionale. proiettiamo subito alla fase nazionale che ci possa permettere un qualche cosa in più e ci possa permettere di sperare fino all'ultimo anche nel salto di categoria. Però già è un punto di partenza importante per una stagione veramente cominciata sotto i più grandi auspici e noi siamo felici di aver potuto regalare un trofeo a questa città, a questa tifoseria e spero che questo trofeo serva da input a tutta la città e agli organi, soprattutto gli organi competenti, per dare la possibilità alla città di Canicattì di usufruire di uno stadio di proprietà, di uno stadio importante e a norma per il gioco del calcio. Tu hai vinto tanto nella tua lunga e intensa carriera calcistica. Questo trofeo per te cosa rappresenta? Non sei più giovanissimo, dunque ha un Non valore vorrei dire, non assolutamente vorrei, non vorrei dire che importante. sia l'ultimo, perché ormai alla mia venerante età, a 36 anni, vado per i 37, quindi non credo che mi possano capitare altre occasioni per poter vincere altri trofei. Però spero che questo sia un motivo di d'orgoglio sia mio personale, ma anche per la gente che mi ha seguito e mi ha apprezzato in questi anni. Faustino Giacchietto, missione compiuta per il Canicattì, che come detto ha vinto la finale di Coppa Italia contro il Marina di Ragusa. Tra poco vedremo anche gli highlights, ma prima vorrei un tuo commento su questo storico Sì, trionfo della è un formazione trionfo rossoblu, storico biancorossa. perché il Canicattì non aveva mai vinto questo titolo e quindi è un traguardo molto, molto gradito alla città e soprattutto alla nostra società. E il merito, il giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto da tutti i ragazzi della Rosa che quotidianamente fanno un grosso lavoro di allenamenti, di preparazione alle partite, quindi non un obiettivo che viene fuori per caso, ma frutto di programmazione, frutto di tanto, tanto, tanto lavoro. E il giusto riconoscimento, come dicevo, al grande lavoro svolto da staff tecnico e ragazzi. Rivediamo allora gli highlights della finale di Coppa Italia che si è svolta mercoledì scorso a Biancavilla. Canicattì batte Marina di Ragusa 1-0, gol di Vito Lupo e il Canicattì conquista la Coppa Italia di eccellenza. Vediamo gli highlights. Il Canicattì batte il Marina di Ragusa e alza al cielo la prestigiosa Coppa Italia Eccellenza. Nella finale dell'Orazio Raiti di Biancavilla, la formazione biancorossa allenata da Nicola Terranova supera i ragusani grazie alla rete firmata nel primo tempo da Vito Lupo e scrive di fatto una splendida pagina di storia del calcio agrigentino. Un successo che consente inoltre al Canicattì di accedere alla fase nazionale della competizione che la vedrà impegnata adesso contro le formazioni calabresi. Nonostante la sconfitta, il Marina di Ragusa, che ha giocato gli ultimi 15 minuti di gara in 10 uomini, esce a testa alta da questa finale consapevole di aver dato il massimo per portare a casa la coppa. Una finale che si infiamma praticamente dopo 15 minuti quando sul cross di Comegna Vito Lupo anticipa tutti e di testa batte Di Carlo spianando i suoi la strada verso la vittoria. Esplode l'Orazio Raiti con i tifosi biancorossi in delirio per la rete di Lupo che firma così la sua terza rete stagionale prima in coppa. Il Marina prova a rispondere al 21esimo la punizione di Daniele
l'Arena esce non di molto alla sinistra di Iacono. Poi il Canicattì torna a spingere, ma prima Di Carlo dice di no al tiro dalla bandierina di Iraci e poi De Luca, ben servito in aria dal cross di Iraci, spara incredibilmente alto sulla traversa il pallone del raddoppio. Nella ripresa il Marina di Ragusa parte subito col piglio giusto e al 51esimo il sinistro dal limite dell'area di Immesi costringe Iacono agli straordinari. Il Canicattì però vuole chiudere i conti e 5 minuti più tardi il destro da fuori area di Angelo Caronia, deviato da Sacca, finisce di poco al lato. Raddoppio che i biancorossi potrebbero mettere a segno al minuto 68. Solo una super parata di Di Carlo nega la punizione di Di Maggio la gioia del gol. Nel finale allora il Marina di Ragusa tenta il tutto per tutto, ma la punizione di Nicola Arena al minuto 70. Il colpo di testa sempre di Nicola Arena dal successivo corner e il tiro dalla bandierina di Daniele Arena infine non sortiscono il pareggio sperato. Poi al minuto 80 Marina di Ragusa in 10 uomini per il doppio giallo che il signor Giordano di Palermo mostra a Vindigni, reo di fermare la ripartenza di Iraci. Finisce dunque 1-0 per il Canicattì che porta a casa una storica Coppa Italia eccellenza. Applausi comunque per il Marina di Ragusa. Complimenti ancora al Canicattì, Piero Iacono, che partita è stata? Avete vinto di misura contro il Marina di Ragusa che esce da questa finale a testa alta. Sì, abbiamo incontrato una grossa squadra con tanti ex giocatori dell'Agregas. Pellegrino, Vindigni, Fratelli Vindigni, Arena, Nicola, infatti, in particolare. Che hanno regalato grosse soddisfazioni a questa città e quindi possiamo già capire il valore del Marina di Ragusa. Noi abbiamo affrontato una partita veramente tosta, difficile, fino all'ultimo minuto sudata e alla fine abbiamo regalato al seguito dei nostri tifosi, perché abbiamo avuto un seguito importantissimo, 500 più persone, quindi è stato veramente un esodo. Noi siamo stati veramente bravi a realizzare subito il gol e a portare a casa questa vittoria importante. Presidente Giacchetto, che importanza darete adesso alla fase nazionale della Coppa Italia che permette alla vincitrice di approdare direttamente in Serie D? Sicuramente è un percorso che diventa difficile perché andiamo ad affrontare le squadre vincitrici a loro volta delle regioni e quindi sicuramente sono delle squadre molto competitive. È un percorso che per certi versi può diventare anche affascinante perché confrontarsi con le realtà di altre regioni può permetterci anche di alzare un po' il livello qualitativo delle prestazioni di una squadra siciliana e quindi confrontarci anche con realtà che seppure possono sembrare realtà più, diciamo così, evolute, più all'avanguardia di noi, invece ci possono permettere di far raggiungere e dare lustro al calcio siciliano. Prossima sfida per quanto riguarda la Coppa Italia, affronterete il Corigliano, se non ricordo male. Affronteremo il Corigliano per gli ottavi di finale della Coppa Italia nazionale. Il programma prevede una partita di andata e ritorno. Sì, certo. Per decidere chi giocherà in casa sarà effettuato il sorteggio e poi successivamente ci sarà un'alternanza per le squadre che andranno avanti, chi avrà giocato la partita in casa poi la giocherà fuori casa e così via. In bocca al lupo per questo vostro nuovo e ambizioso progetto. Ricordiamo che il Canicattì è ancora in corsa per la promozione diretta in Serie D, è secondo in classifica a 6 punti di distacco dal Licata. Tutto ancora può succedere perché giocherete anche eventualmente i play-off. Dal calcio passo adesso al basket e alla pallavolo. Weekend importante per la SEAP Aragona di pallavolo e la Fortitudo Agrigento. Comincio con coach Franco Ciani. Avete affrontato domenica al Palamoncada Bergamo, una corazzata della Serie A2. Avete sfiorato la vittoria, ma alla fine ha vinto la squadra più forte. Sì, sicuramente ha vinto la squadra che ha interpretato meglio questa partita. Con attenzione, con intensità, come la squadra che dall'inizio dell'anno è nei primi 3 posti costantemente deve fare e deve saper fare. Si è vendicata un po' della nostra vittoria a Bergamo nel girone d'andata, quando invece siamo riusciti noi ad arginare tutti i loro punti di forza con grande attenzione. È chiaro che noi oggi siamo in un momento un po' diverso, oltretutto il ciclo di fuoco di 3 partite in 8 giorni e di 4 in 2 settimane
non era difficile, non era facile da reggere, e quindi chiaramente siamo stati al di sotto delle nostre capacità e possibilità, per cui direi onore al merito di Bergamo. Nonostante questo siamo arrivati magari a un tiro o a una possibilità di giocarci lo sprint finale, però onestamente dobbiamo anche ammettere, così come in altre occasioni abbiamo meritato di vincere, questa volta onestamente Bergamo credo che abbia fatto veramente le cose meglio di noi. In cosa è mancata la tua fortitudo? Siamo mancati principalmente sotto un aspetto difensivo, nel senso che alla fine, seppure non con una prestazione brillante, 83 punti li abbiamo fatti. Il problema è che noi in casa non possiamo pensare di subirne 92 e sperare di vincere le partite, quindi lì siamo mancati assolutamente. Poi è chiaro che l'assenza di Zilli sotto il profilo anche offensivo ci toglie qualche opzione, qualche possibilità, diventiamo un pochino più prevedibili, però principalmente ecco, avremmo dovuto opporre difensivamente una resistenza diversa alla loro qualità, al loro talento. Cosa salvi di questa partita? Le cose che ti sono piaciute della tua formazione? Ah, salvo il fatto che comunque anche nel momento in cui sembrava che potessimo mollare completamente anche a livello numerico, abbiamo avuto come sempre la capacità di reagire, di tornare a un possesso di differenza dei nostri sì. avversari e fino a 50 secondi dalla fine più o meno giocarci la partita. Quindi questo significa che la squadra ha tenuta da questo punto di vista. Per il resto, ecco, onestamente, mi è piaciuta la prestazione di Bell, che è stato molto cinico, molto preciso, molto puntuale, ed è un giocatore che secondo me nella seconda fase nel giro di ritorno sta crescendo tantissimo. Poi per il resto onestamente mi sentirei di non salvare tanto altro. Il vostro miglior marcatore è stato Sousa, 18 punti, prestazione da incorniciare per il brasiliano. Ha estro, ha talento, ha imprevedibilità, sta crescendo qualche volta tantissimo. Anche un pizzico di pazzia, deve abbinarla a una presenza, a una solidità anche in altri momenti del gioco, come la difesa, come i rimbalzi. Sì. Ecco, in questo deve sicuramente crescere, ma è il suo primo campionato di Lega 2, è un esordiente assoluto, quindi come tale va anche un po' atteso, ecco, e aiutato. Tra poco vedremo anche un ampio servizio sulla partita Agrigento-Bergamo. Adesso passiamo alla pallavolo. Sabato scorso, per la prima di ritorno in Serie B2 a girone I, la SEAP Aragona ha battuto in casa la Nemesi Stabia 3-0. Avete fatto il vostro dovere, sì. Battere nettamente la Nemesi Stabia. È stata una partita un po' strana, nel senso sì. che tutta la squadra non è riuscita a mettere in campo, a mostrare in campo quello che stiamo facendo durante gli allenamenti. Però l'importante è aver vinto e aver portato a casa 3 punti preziosi per rincorrere Santa Teresa. Tanta sofferenza nel primo set, vinto dall'Aragona 25-22, 5 punti di vantaggio durante il primo set, poi il solito blackout. Sì. Ma cosa allora, succede? Il primo set siamo un po' a diesel noi, no? Sì. Nel okay. senso che ci vuole un po' prima che entriamo in partita, poi ovviamente riusciamo a entrare, riusciamo a fare quello che dobbiamo fare, però sempre il primo set è sempre un po' un problema. Ecco. Anche nel secondo ho vinto 25-20 con sì. qualche leggera sofferenza, però poi nel terzo set avete sì. dominato l'avversario. Sempre troppi errori secondo me, sia in battuta che in altri fondamentali, non riusciamo mai a gestire questi errori, bisogna lavorare in allenamento. Vedremo tra poco anche un ampio servizio sulla gara SEAP Aragona Nemesi Stabia. Torniamo al calcio, campionato di Serie D, girone I, vediamo velocemente i risultati. Acireale Messina 1-0, Castrovillari Rotonda 0-1, Città di Messina Roccella 0-0, Gela Troina 1-1, Igea Virtus Portici 0-0, Locri San Cataldese 2-2, Marsala Cittanovese 2-1, Turris batte Bari 1-0, Palmese Nocerina 1-1. In testa c'è sempre il Bari con 52 punti, il Turris è seconda con 43 punti. Vediamo i primi servizi in scaletta per la Serie D di calcio. Vi proponiamo Turris Bari 1-0, Gela Troina 1-1, Locri San Cataldese 2-2. Buona visione. La partita più attesa, quella in cui il Bari avrebbe dovuto e potuto imporre la sua superiorità tecnica, finisce con la vittoria della Turris per 1-0. Mister Cornacchini torna alla difesa con 3 over, schierando Mattera e Quagliata terzini. A centrocampo la scelta ricade su Langella e Bolzoni. Il tecnico dei biancorossi riconferma Liguori, che con Floriano e Brienza compone il terzetto alle spalle di Simeri. Il primo quarto d'ora tra Turris e Bari ha tutto il sapore del big match. Dopo solo 90 secondi i padroni di casa sfiorano il gol con Guarracino, che a tu per tu con Marfella viene ipnotizzato dall'estremo difensore biancorosso.
Al nono è calcio di punizione per il Bari. Batte Floriano, Bolzoni non ci arriva e la palla arriva di Cesare che calcia sul primo palo. Casolaro respinge e salva la Turris dallo svantaggio. Al sedicesimo è ancora il Bari ad avere la grandissima occasione dell'1-0. Il sinistro magico di Brienza dal limite si stampa sulla parte bassa della traversa e Simeri sulla ribattuta da due passi coglie l'esterno della rete. Il primo tempo termina sullo 0-0, una prima frazione vivace in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Il fischio di Di Marco apre il secondo tempo. Al 48esimo Simeri controlla benissimo un bel lancio di Mattera, ma l'uscita di Casolare ferma l'attaccante biancorosso. La Turris non ha nessuna intenzione di lasciare spazio al Bari e si rende pericolosa con Vacca, che colpisce di testa una punizione battuta da Celiento. Marfella dice di no. Al 53esimo mister Cornacchini effettua un doppio cambio, escono Liguori e Floriano, entrano Piovanello e Neglia. Ed è al 60esimo che cambia tutto. Calcio di punizione per i campani e la battuta va a Celiento. La sua traiettoria è deviata dalla barriera, chiama all'uscita Marfella che anticipa Vacca. Sul pallone vagante arriva prima di tutti Riccio che col mancino insacca a porta sguarnita. 1-0 per i padroni di casa. Al 75esimo il tecnico dei pugliesi va all in, fuori Bolzoni, al suo posto Iadaresta. Due minuti più tardi la Turris divora il 2-0, Marfella regala palla a Celiento che dribbla Mattera, ma l'attaccante non inquadra la porta. All'83esimo sinistro di Pozzebon che sbaglia, nel finale fuori un esausto Brienza, dentro Amlili. Al 92esimo è Pozzebon a divorarsi la grandissima occasione per il Pari. Lancio lungo di Mattera, sponda di Iadaresta per il 99 dei biancorossi che tutto solo colpisce debolmente di testa. L'arbitro manda tutti sotto la doccia e il Bari deve arrendersi alla amara sconfitta, la seconda di fila fuori casa. La Turris, che mercoledì contro il Rotonda avrà l'occasione di portarsi a meno 6, non ha alcuna intenzione di mollare. Un Gela senza idee, confusionario e senza personalità non va oltre l'1-1 contro il Troina, che ha giocato ben 40 minuti nella ripresa in 9 uomini. Incredibile quanto accaduto dopo il pareggio di Sowe. Il portiere del Troina, Polizzi, si è preso letteralmente a cazzotti con Modumbo. L'arbitro li ha espulsi entrambi. Ma andiamo con ordine. Il Gela si è presentato a questa partita con il classico 4-3-3, il Troina ha risposto con 5-3-2. Si comincia dopo appena un minuto, subito Gela vicino al gol, c'è il taglio di Ragosta per Sowe che arriva in velocità ma in ritardo con il destro e la palla finisce altissima. Il break del Troina arriva al nono minuto, Adeyemo penetra con facilità dalla sinistra in area di rigore, si salva il portiere Castaldo con i piedi in calcio d'angolo. Il gioco è sempre molto spezzettato, i ritmi sono molto lenti. Al 30esimo sul cross di Modumbo in spaccata Musso fallisce un gol facilissimo a due passi dal portiere Castaldo. La replica del Gela arriva dopo appena 60 secondi, Sower recupera una bella palla sulla tre quarti, apre per Ragosta, sul secondo palo arriva leggermente in ritardo l'attaccante Dieme. L'avarissimo primo tempo finisce al 45esimo con un contropiede di Modumbo alto e con il contropiede susseguente del Gela con il taglio di Ragosta ancora per Sowe che salta anche il portiere Polizzi. Sulla linea si immola Ruano ed evita l'1-0. Nella ripresa la partita si accende dopo appena 40 secondi, ancora Sowe potrebbe mandare in gol Ragosta ma arriva lungo sul secondo palo l'attaccante del Gela. Al decimo passa in vantaggio il Troina, un pallone che sembra innocuo in area di rigore, si dibe di testa con un pallonetto, beffa il portiere del Gela Castaldo per lo 0-1. La gioia dei rosso-blu ospiti dura però appena 4 minuti perché al 14esimo della ripresa il Gela trova il Pari. Sulla conclusione di Ragosta il portiere Polizzi non trattiene, arriva Sowe per l'1-1 e a quel punto accade qualcosa di inverosimile. Modumbo rimprovera Polizzi forse per la sua leggerezza e il portiere risponde prendendo a cazzotti il compagno di squadra. Entrambi finiscono negli spogliatoi.
Troina in 9. Il Gela però non ne approfitta, anzi continua a lasciare 5 difensori contro il solo attaccante Musso e non creare praticamente nulla. Anzi, al 24esimo potrebbe addirittura passare in vantaggio il Troina proprio con Musso. Con i piedi Castaldo evita la beffa. Al 25esimo della ripresa Ragosta prova ancora a inventare. Serenari, che era entrato al posto dell'espulso Polizzi, riesce a ribattere. Il tap-in di Sow non è vincente. Sebbene in 9 il Troina si difende con molto ordine, il Gela veramente non è in giornata. L'ultima occasione arriva al 95esimo con il neo entrato Costarelli, la cui girata viene deviata in angolo dal portiere Serenari. Poi solo fischi meritati per la formazione bianco-azzurra. La prima squadra della zona bianca contro la prima nella zona rossa, questo è il tema principale di un Locri San Cataldese incandescente. La partita per larghi tratti ha fatto vedere un buon Locri che è riuscito ad arginare il buon giro palla della San Cataldese, ma non è bastato il doppio vantaggio affinché la squadra Maranto potesse portare a casa 3 punti che avrebbero avuto il gusto della salvezza, ed anzi ora sotto il profilo psicologico, complice la seconda rimonta in 7 giorni, la bilancia pende sicuramente in casa nissena. Per andare alla partita il primo a fondo è degli Amaranto all'ottavo minuto con Carbone che si invola verso l'area avversaria ma si allunga alla sfera. Al 21esimo minuto una punizione di Libri chiama Franza all'intervento di pugno, al 26esimo arriva il gol. Ci prova Carbone che viene smorzato in calcio d'angolo dalla bandierina Vallibri, il quale batte e trova la testa di Strummo che incorna all'1-0. Il gol galvanizza gli Amaranto che subito dopo tessono una trama con la rosa, Carbone e Pannitteri, ma la palla termina fuori. Sono solo le prove per il 2-0 ed è proprio la rosa a segnarlo al 36esimo minuto con una bellissima discesa che termina con una staffilata che regala emozioni a tutto il Macri. La rosa infatti è un figlio di Locri ed ha perso da poco il papà che è stato allenatore di calcio. Gli ultimi sussulti del primo tempo al 41esimo sugli sviluppi di una punizione battuta da Ficarrotta, Longo anticipa il compagno di Stefano e sul gong c'è una palla mandata alta da Trombino. La ripresa vede subito Franza al 3° minuto messo in difficoltà da Passanante, al 10° è Gambino a tentare il colpo ma la palla finisce in calcio d'angolo. Passano 3 minuti e la San Cataldese accorcia. Discesa di Ficarrotta, la palla viene messa in mezzo e c'è il tocco di Sicurella che dimezza lo svantaggio. Il Locri in realtà non si scompone dal 33esimo, è incredibile lo spreco di Caruso. Al 39esimo invece è De Marco a non concretizzare uno spunto personale. Il Locri dopo questa azione di fatto scompare e sale in cattedra ulteriormente Ficarrotta che al 42esimo aggancia e tira senza trovare il gol. All'inizio del recupero invece il giocatore siciliano ingaggia un duello con Pellegrino che termina con una doppia parata, la seconda delle quali vale una coppiata di calci d'angolo. Sul secondo corner i siciliani ottengono un calcio di punizione somigliante ad un angolo corto. Sulla battuta di Montalbano nessuno si preoccupa di Calabrese e alla fine il risultato diventa 2-2. Adesso per il Locri ci sarà da affrontare in trasferta il Redivivo Rotonda, mentre per la San Cataldese ci sarà da ricevere al Valentino Mazzola la Cireale. E dal calcio di Serie D torniamo alla pallacanestro maschile, campionato di Serie A2, girone Ovest, la 20ª giornata. Vediamo subito i risultati. Virtus Roma Latina 81-76, Capodorlando Legnano 88-79, Rieti Casale Monferrato 79-73, Tortona Trapani 89-82, Fortitudo Agrigento Bergamo 82-92, Treviglio Biella 80-81, Scafati Lenois Roma 108-82, Siena Virtus Cassino 67-65. Coach Franco Ciani, sorpresa in questa giornata oppure tutto come da pronostico? No, direi che più o meno insomma i valori sono stati rispettati. È chiaro che è un campionato di grande incertezza, ci sono scontri diretti, 4-5 scontri diretti in ogni giornata, e quindi è evidente che con un equilibrio di questo tipo ogni risultato ha una sua logica ed è per certi versi prevedibile e per altri una sorpresa. È chiaro che siamo in un gruppone, 7-8 squadre divise da 4 punti che ci giochiamo i piazzamenti e quindi è chiaro che ogni piccola battuta d'arresto crea un disagio, un problema, ma così come magari 2 vittorie in fila ti rilanciano improvvisamente su posizioni anche insperate, quindi dobbiamo essere proprio mentalmente molto solidi e affrontare le prossime 2 trasferte con grande attenzione.
Vediamo il servizio sulla partita Fortitudo Agrigento Bergamo, finita 83-92. Vediamo il servizio. Una generosa Fortitudo Agrigento si arrende alla corazzata Bergamo che passa con merito alla pala Moncada nella 20ª giornata del campionato di Serie A2 Girone Ovest. Il quintetto di Sandro Dell'Agnello vince 92-83 grazie ad una superlativa prestazione del play Brandon Taylor, 24 punti al referto. I padroni di casa, privi del centro Giacomo Zilli infortunato, hanno faticato tantissimo per tenere il passo della formazione bergamasca. La difesa ospite ha concesso il minimo sindacale alla Fortitudo Agrigento, che ha sbagliato tanto dalla lunetta. La gara è stata bellissima ed il pubblico alla fine ha applaudito le due formazioni. Bergamo ha dimostrato tutto il suo valore, quintetto solido, cinico, esperto, con ottime individualità che c'è da scommettere, lotterà fino alla fine per la promozione in Serie A1. Subito tanti canestri in avvio di partita con Bell e Cannon in evidenza per il quintetto di coach Franco Ciani. Bergamo non sbaglia nulla e con i canestri di Benvenuti chiude avanti i primi 10 minuti 26-21. Bello e avvincente il secondo quarto con Agrigento che gioca alla pari degli avversari. Il quarto lo vince ancora Bergamo, ma di soli due punti 20-18. Si va al riposo lungo con una tripla di Bell che fissa il punteggio sul 39-46. Il ritorno in campo premia una battagliera Fortitudo d'Agrigento che riesce perfino a superare nel punteggio Bergamo. Sousa e Pepe sono alla carica con canestri da lunga distanza. Soltanto nel finale Bergamo, trascinata da Taylor e con il contributo della panchina, mantiene 5 punti di vantaggio. Agrigento vince il quarto 23-21. Nell'ultimo quarto Bergamo segna con regolarità e difende benissimo. Vince anche i duelli sotto il tabellone e per i bianco-azzurri c'è poco da fare. Agrigento forza il tiro e sbaglia tanto. Taylor e compagni gestiscono il vantaggio nel migliore dei modi e portano a casa la vittoria. Ultimo quarto dichiara marca ospite 25-21. Miglior marcatore del match per Agrigento, Sousa 18 punti, Bell 17, Pepe 15, Cannon 14, in doppia cifra anche Ambrosin 13 punti. Domenica prossima trasferta a Cassino contro l'ultima della classe per Evangelisti e compagni. Ancora sulla partita Agrigento-Bergamo, il commento di coach Franco Ciani: fermare Taylor era praticamente un'impresa, sì. Anche Benvenuti ha dettato legge sotto i tabelloni. Sì, Benvenuti ha fatto i primi due quarti molto molto positivi, poi oggettivamente un pochino su questo ci siamo aggiustati e nella seconda parte ha inciso molto meno. Taylor invece è un giocatore di... Taylor e Roderick sono due giocatori che dall'inizio dell'anno riescono ad avere una continuità di rendimento altissima e grazie a un talento veramente sì, notevole, oltre direi fuori categoria. Siamo riusciti questa volta un pochino a contenere Roderick rispetto a quelle che sono le sue cifre abituali, e Taylor invece veramente ci ha fatto male in ogni momento, in ogni fase della gara. Il pubblico di Fede Biancoazzurra ha provato a spingere Agrigento verso la clamorosa rimonta. Avete sentito la passione, il calore dei vostri tifosi? Sì, noi insomma siamo sempre molto grati con quanti vengono al palazzetto e con quanti ci aiutano, ci sostengono, sì, ci supportano e ci spingono verso i risultati che in questi anni siamo riusciti a fare. È chiaro che avremo il desiderio, l'aspettativa e il piacere di vedere anche più gente, di vedere che questo entusiasmo si può propagare, no? in città, invece numericamente non riusciamo mai a decollare sotto questo profilo, però è chiaro che i fedelissimi che non mancano mai ci danno sempre una grossa mano. Vediamo la classifica del campionato di Serie A2 a Girone Ovest. Dopo 20 giornate in testa c'è la Virtus Roma con 30 punti, Rieti 28, Bergamo 26, Latina Capodorlando 24, poi Biella, Treviglio, Fortitudo Agrigento, Casale Monferrato 22, Scafati 20, Trapani 18, Siena 17, Leonis Roma 16, Tortona 14, Legnano 8, Virtus Cassino 4 punti in classifica. Ancora coach Franco Ciani, un giudizio su questa classifica? Sta rispecchiando l'andamento del campionato secondo te? Sì, Virtus Roma in testa con merito? Sicuramente Virtus Roma in testa con merito, sicuramente Rieti e Bergamo, sì, al di sopra delle aspettative di tutti alla vigilia, due stagioni straordinarie, e altrettanto direi la delusione finora continua a essere Tortona, per quanto questa partita l'abbia vinta, ma è una squadra che ha allestito un roster di primissimo livello, utilizzando un budget di primissimo livello, e oggi è in questo momento è ancora nei play-out, finisce il campionato oggi, quindi
È chiaro che ci aspettiamo tutti un'improvvisa impennata da parte di Tortona, che speriamo non arrivi per quello che ci riguarda, ecco, però è sicuramente la squadra che più ha deluso, al contrario invece di Rieti e Bergamo. Che sono... Ti piace la vostra classifica? Siete in zona playoff, 22 punti, qualche rammarico per quanto sì, è accaduto durante la stagione? Sicuramente qualche rammarico, perché alcune partite le abbiamo buttate via, le abbiamo sprecate noi con i nostri errori o con qualche difetto di dovuto anche all'inesperienza. E l'altro rammarico è che oggi siamo a 20 partite e al completo questa squadra ne ha giocate 6. Quindi 14 partite senza un giocatore importante, perché prima Guariglia, Zilli, Evangelisti, abbiamo avuto un'infortunio da Sosa, quindi onestamente 16 partite su 14 partite su 20 senza un giocatore importante per una squadra con 5-6 esordienti rappresenta un problema. Tra poco parleremo anche del prossimo turno, ma adesso torniamo al calcio, campionato di eccellenza, la quinta di ritorno, la 20ª giornata, vediamo subito i risultati. Cus Palermo, Licata 0-1, Calicattì Mazara 5-2, Castellammare Mussomeli 1-1, Geraci Dattilo Noir 3-3, Caccamo Sant'Agata 2-1, Partinico Audace Alcamo 1-2, Profavara batte Castelbuono 3-1, Marsala Parmanval 0-0. Pietro Iacono. I risultati della quinta di ritorno, per voi vittoria netta contro il Mazara e Licata che vince soffrendo contro il Cus Palermo. Un giudizio su questi risultati? Licata sta dettando legge sia in casa che fuori casa, bisogna fargli i complimenti per la stagione che, sì. La stagione che stanno portando a termine. Noi cerchiamo di andare dietro di loro, cerchiamo di fare più risultati possibili utili per poi a fin campionato tirare le somme. Noi sappiamo i loro valori, sappiamo i nostri, e lo scontro diretto ha dato un responso che forse non meritavamo, però adesso abbiamo degli step intermedi da affrontare, e quindi a fine campionato poi tireremo le somme. Poi soprattutto nella nostra classifica abbiamo anche un altro passaggio importante, che potrebbe essere quello dei 10 punti di distacco dalla terza in classifica per poter affrontare i playoff subito nella fase nazionale. Quindi abbiamo tanti obiettivi in questa stagione, quindi li affronteremo step dopo step, e quindi vedremo a fine campionato. Allora, per l'eccellenza vi proponiamo questi servizi: Cus Palermo Licata 0-1, Profavara Castelbuono 3-1, Caccamo Sant'Agata 2-1 e Canicati batte Mazara 5-2. Buona visione. Centrare la settima vittoria consecutiva tenendo a distanza l'unica inseguitrice Canicati, è questa la missione del Licata, che quest'oggi affronta il Cus Palermo con un unico obiettivo nel mirino, ossia il ritorno in Serie D. Buon pomeriggio da Lorenzo Anfuso dal Centro Universitario Sportivo di Palermo per questa 20ª giornata del campionato di eccellenza, girone A, onde invece il Licata con subito un'azione pericolosa, attenzione dentro l'area, il tiro è subito l'occasione, capitata tra i piedi di Cannavò, se non andiamo errati, pericolosissimo dunque subito il Licata dal piede, ancora la proiezione offensiva da parte di Ba, non lo ferma nessuno, Ba salta un altro uomo, Ba ancora, Ba, e tiene di rigore, il tiro rimpallato, grandissima azione travolgente da parte di questo Malik Ba, palla ma è un contatto tra due giocatori della stessa squadra. Ad arrivare adesso palla dentro, la girata in bello stile, non perfetta però da parte di Davide Testa, da parte di Cannavò. Dribbling tentato da Convitto che entra dentro l'area ed è calcio di rigore fischiato dall'arbitro Carlo Palumbo per un tocco di mano probabilmente. Sta per concludere il tiro e la rete, spiazzato il vantaggio del Licata. La rete delicata, il vantaggio al minuto numero 13. Agisce sull'otto Mancino, palla ancora dentro per il tentativo e salva sulla linea. Quello che sarebbe stato un grandissimo gol a giro, attenzione perché i giocatori delicata chiamano subito i soccorsi per l'avversario che probabilmente ha sbattuto la testa contro il palo. Tendere. Intanto si batte il calcio d'angolo. Libera la difesa del Cus con il colpo di testa da parte di Carollo. Poi ancora tentativo e in due tempi.
da parte di Assensio, la palla va ancora centralmente con il tentativo di destra, poi ancora col mancino, la gran parata da parte di Bremuda sul tapin, in fuorigioco c'era però Testa. Palla lunga, arriva per primo Riccobono, poi il colpo di testa ancora da parte di Maggio. Riccobono gira col mancino, la palla col palo, però c'è stata la grandissima parata da parte di Federico Valenti, palla indirizzata assolutamente dentro, sempre col mancino. Colpo di testa che arriva, attenzione ancora in aria, i giocatori del CUS che si arrabbiano per un eventuale tocco, ancora Bacca tiene viva la palla, poi esce il portiere, la palla che viene ribattuta, la porta è vuota, non c'è il pareggio, un altro tocco col braccio, Mutolo arrabbiatissimo perché... Palla ancora, difesa del CUS che si fa prendere in contropiede, attenzione ancora brillicata la palla dentro e non arriva il raddoppio per Cannavò che è tutto solo sul secondo palo, servito ottimamente da Convitto, non è riuscito a ribadire in rete. Il quindicesimo del primo tempo di Antonino Cannavò. Palla dentro per Testa che prova la conclusione, fa un gran gol però è tutto fermo. Che qui non riesce a trattenere la sfera, allora palla in proprietà per Assensio, arriva ancora Cannavò che difende la sfera, Cannavò si gira, Cannavò ancora con la punta, il portiere chiama palla da parte del CUS, poi arriva Assensio che non commette fallo del calcio d'angolo, Arga a sinistra, rientro sul destro, il cross dove c'è appostato con la testa, però sbagliato completamente il colpo di testa da parte di Alessandro Pirrotta, difensore del CUS, che affida a Bognanni. Disimpegno non perfetto difensivo, la palla per Testa di rigore. Testa, controlla, calcia, gran parata di Premuda, poi arriva, ma c'è il fuorigioco ancora, e quindi altro gol annullato a Cannavò. Alta l'uomo, ancora lo lascia lì, Trapani, spunto, ancora col mancino, il controllo, Pirrotta, il sinistro, la palla che finisce fuori. La palla che finisce fuori, occasionissima per il CUS. Il fischio dell'arbitro con Parisi che può crossare profondo, troppo lungo. Siamo già giunti al 49esimo e finisce qui il match. Non c'è recupero aggiuntivo. Illicata ottiene l'ottava vittoria consecutiva. Torna Gerlando Contino e la Profavara vola verso la salvezza diretta. L'attaccante agrigentino, fermo da circa due mesi per la squalifica di 5 anni, annullata la scorsa settimana dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, con una doppietta ha steso il Castelbuono, ultima in classifica. La squadra di Beppe Balsamo ha vinto 3-1 al termine di una partita dominata fin dalle battute iniziali. Un giro di ritorno finora perfetto per la Profavara che centra la quinta vittoria di fila, sesto risultato utile consecutivo. I gialloblu iniziano la gara con un atteggiamento propositivo. Al quinto c'è la prima palla gol per i padroni di casa. Ferraro di testa chiama alla parata in angolo il portiere Tinnirello. Al minuto 15 altra ghiotta occasione per la Profavara con San Martino, salva tutto il numero 1 ospite. Al 27esimo conclusione di San Martino, la palla colpisce la traversa e si perde sul fondo. Il Castelbuono prova a sorprendere la squadra di casa con un paio di ripartenze, ma il punteggio rimane in parità. A sbloccare la gara ci pensa il sempreverde Gerlando Contino, che di testa punisce la difesa ospite. Nella ripresa la Profavara legittima il successo con il secondo gol di Gerlando Contino al minuto 27. La formazione di casa si distrae e al 32esimo il Castelbuono riapre la partita. Segna l'attaccante Cornazzani. Finale pieno di insidie per la Profavara, che soltanto a tempo scaduto riesce a chiudere la contesa con la terza rete. Realizza Piranio con un preciso tiro che supera il portiere avversario. Sono adesso 28 i punti in classifica della Profavara. Il Castelbuono è sempre più ultimo, fermo a 3 punti e con la regressione ad un passo. Ventesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, ad affrontarsi Caccamo e Sant'Agata.
punizione in favore del Sant'Agata alla battuta Gatto che va direttamente in porta, Milani con qualche difficoltà e allora Saverino la può spingere dentro. Quando sono passati sì e no due minuti dall'inizio della gara, Francesco Saverino porta in vantaggio il Sant'Agata. Amato prova ad andare dalla sinistra, poi la mette in mezzo, Mercanti la sfiora, tanto quanto basta per Calabrese che la mette dentro, 1-1 Caccamo, segna Silvio Calabrese, la rimette in sesto la squadra giallorossa. Attenzione, un parapiglia che ha coinvolto diversi giocatori, in particolar modo Gatto e Esposito, con un calciatore del Sant'Agata che è rimasto a terra. L'arbitro decreta la doppia espulsione per i due giocatori, entrambe le squadre in 10 uomini. Pallone in aria, sponda di Guastella per Murò che calcia di prima, pallone alto. Lancio verso Mercanti che la mette giù. Punta l'avversario e lo salta, Mercanti carica il destro in Grassia con un grande intervento. Calcio di punizione in favore del Caccamo dal limite dell'area. Alla battuta va Guastella! Una pennellata di Peppe Guastella, il Caccamo trova il gol del 2-1 al 38esimo minuto, in vantaggio grazie a Peppe Guastella. Pallone allargato verso Zingales, il quale la mette in mezzo per Biondo, che di testa non trova la rete. Calabrese fa sportellate per proteggere il pallone, poi viene atterrato in area di rigore e ci sarà penalty per il Caccamo e cartellino rosso per Bontempo, Sant'Agata in 9 uomini. Alla rincorsa va lo stesso Calabrese, in Grassia, gli nega la gioia. Attenzione perché l'arbitro, dopo una consulta con il suo assistente che gli ha detto che mentre il calcio di rigore stava per battersi non era ancora uscito dal rettangolo di gioco l'espulso del Sant'Agata, quindi probabilmente dovrà ripetersi il penalty. Ma dopo un ulteriore confronto anche con alcuni giocatori del Sant'Agata, il direttore di gara ci ripensa e assegna il calcio d'angolo in favore del Caccamo, rigore che non si ripete dunque. Mercanti riceve in posizione regolare, può entrare in area di rigore, Mercanti la tira addosso ad Ingrassia. Calcio d'angolo in favore del Sant'Agata, pallone che spiova in mezzo, un'incornata sulla quale si avventa Milani. Può spazzare via il Caccamo con Guastella che riceve praticamente solissimo, Guastella punta l'area di rigore. Guastella calcia ancora addosso ad Ingrassia. Presidente, riavvolgiamo il nastro e andiamo a ritroso nel tempo. Appena pochi giorni fa il Canicattì conquista con pieno merito la Coppa Italia regionale di eccellenza. Peccato non essere stato presente lei, perché per impegni improrogabili e indifferibili presi precedentemente è rimasto fuori dal rettangolo di gioco. Sì, complimenti ai ragazzi, sono stati e sono meravigliosi, il fatto che io non ci fossi insomma non è un grande problema, anzi se questo deve servire da auspicio magari salterò qualche altra partita. Ritorniamo alla gara di oggi, 5-2 rifilato al Mazzara, un Canicattì che dimostra ancora questa forza di carattere, questo temperamento forte. Ma diciamo che la parte forse più importante del campionato inizia ora, abbiamo fatto grandi cose, però se le vogliamo portare a termine dobbiamo adesso fare bene da qui alla fine del campionato. Canicattì che vince meritatamente, che segnano tutti, anche De Luca che oggi finalmente ha lasciato da parte un po' un momento negativo. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo voluto che rimanesse con noi e oggi ha dato dimostrazione che c'è e speriamo che ci possa dare un contributo in queste altre partite. Mister, vittoria di forza, vittoria di carattere? Sì, i ragazzi sono stati bravi il primo tempo
a gestire bene la partita, le fatiche della Coppa, fatiche più mentali che fisiche, perché fisicamente stiamo veramente bene. Abbiamo sofferto un po' la fase difensiva, anche perché il Mazara è una delle squadre più forti dalla cintura in zoo, e poi nel secondo tempo abbiamo rischiato pochissimo. Hai rivoluzionato un po' l'assetto iniziale della gara, probabilmente per far rifiatare anche chi è stato impiegato di più. No, ho fatto un cambio al reparto, anche perché, ti ripeto, abbiamo avuto un ciclo di partite un po' particolare, è chiaro che qualcuno aveva bisogno di rifiatare. In ogni caso ho giocato gente che per me è una prima scelta, quindi... Mister, tu non ami parlare del singolo, però consentimi di chiederti un giudizio su De Luca, che oggi si è sbloccato. Sì, io, come hai detto tu, non parlo mai dai singoli. È chiaro che Agostino, essendo un attaccante puro sangue, ha bisogno del gol, e il gol è la migliore medicina per questo tipo di giocatore. Quindi bene, bene Agostino, bene la squadra, bene il collettivo. Faustino Giacchetto, per voi missione compiuta contro il Mazara, 3 punti importanti per tenere il passo della capolista Licata e poi 5 gol al Mazara. È sicuramente sì, un bel risultato. Sì, un bel risultato, una partita bella, spettacolare, una partita aperta. Abbiamo subito fatto gol, raddoppiato, e quindi poi forse abbiamo creduto che la partita fosse finita, abbiamo mollato un po' la presa, abbiamo consentito il gol del Mazara, però alla fine abbiamo vinto con molto merito e abbiamo così dato continuità ad un risultato positivo dopo la vittoria della Coppa Italia. Venivamo dalla sconfitta di Licata e quindi in campionato, dal pareggio interno contro il Sant'Agata, quindi in campionato non vigevamo da 2 partite, e quindi era importante riprendere il cammino che ci deve portare verso il traguardo ambizioso nostro, che è quello di competere con le prime della classe come possono essere Licata e Sant'Agata, ma in questo momento inseguire il Licata. Vediamo la classifica dell'eccellenza dopo 20 giornate. In testa c'è Licata con 52 punti, Canicattì 46, Sant'Agata perde terreno, 39 punti in classifica, Parmoval 35, Dattilo Noir 34, Mazara 33, Geraci 31, Profavara 28, Castellammare 27, Alcamo 26, Mussomeli 23, Marsala 20 punti, Cus Palermo 16, Caccamo 15, Partinico Audace 11, ultimo il Castelbuono con 3 punti in classifica. Pietro Iacono, il Licata in fuga, 6 punti di vantaggio. È possibile riacciuffare il giallo-blu dopo perso lo scontro diretto? Perdonami, noi dobbiamo mantenere la loro scia, noi dobbiamo cercare di guardare partita dopo partita e poi a fin campionato, a fine del torneo, tirare le somme. Noi sappiamo i loro valori, sappiamo le loro ambizioni, il loro blasone, quindi noi andiamo dritti per la nostra strada, cercando di fare più punti possibile, affrontare tutte le squadre al meglio per poi tirare le somme. Sappiamo i loro valori, ripeto, e il nostro deve continuare ancora a crescere, perché ancora magari non abbiamo espresso il top della nostra... Rimane comunque un bellissimo campionato con le due agrigentine che si danno gran battaglia per arrivare direttamente dalla finestra principale in Serie D. Da agrigentino è un motivo d'orgoglio vedere il calcio agrigentino al top del calcio regionale, quindi di questa categoria, quindi per me è un vanto. Poi giustamente ne deve vincere soltanto una e spero che alla fine possa essere la squadra che rappresento. Te l'aspettavi la sconfitta del Sant'Agata fuori casa contro il Caccamo? Caccamo è un campo particolare, quindi ci poteva stare. Loro è un valore importante, la loro squadra è molto forte, la Sant'Agata è una squadra molto forte, l'abbiamo affrontata sia in Coppa che in campionato e abbiamo visto i loro valori. È un campionato dove le motivazioni vanno oltre i valori tecnici, quindi è un risultato che a noi ci può star bene per un obiettivo intermedio, che può essere quello dei 10 punti di distacco. Faustino Giacchetto, Sant'Agata che ha fermato il Canicattì prima della sfida contro il Licata. Qualche rammarico per quello che è successo? Rammarico no, perché in quella partita avevamo giocato benissimo, avevamo fatto tutto quello che era necessario per poter vincere quella partita. Quando siamo rimasti in 11 contro 9 in quella partita, forse inconsciamente abbiamo creduto che da un momento all'altro
avremmo segnato e quindi avremmo vinto la partita. Questo forse pizzico di cattiveria, malgrado le parecchie occasioni da gol che abbiamo avuto, questa piccola mancanza di cattiveria forse non ci ha permesso di vincere quella partita che, per come si era messa, con una squadra fortissima, era alla nostra portata. Però nessun rammarico, perché comunque la squadra aveva giocato bene, aveva espresso un bel gioco e quindi poi un pareggio ci può stare con una squadra forte. Forse un rammarico maggiore, con il senno del poi, possiamo avere nella partita contro il Licata, dove forse non siamo riusciti ad esprimere il meglio delle nostre possibilità, magari forse un po' inconsciamente condizionati dall'ambiente calcio, dallo stadio pieno con 5.000 persone, non perché ci sia tutti stato di fede giallo-blu, perché è trasferta vietata forse ai tifosi del Cane Cattivo, qualche piccola soggezione, però lì forse non avremmo meritato di perdere, ecco. Tra poco vedremo il prossimo turno del torneo d'eccellenza. Adesso torniamo alla pallavolo, vediamo quanto è successo nel weekend in Serie B2 Girone I. Questi risultati della prima di ritorno: Seap Aragona, Nemesi Stabia 3-0, Nola Volley Giarre 0-3, Santa Teresa di Riva Battipaglia 3-0, Volley Pedara Termini Palermo 3-0, Volley Terrasini Condor Catania 0-3, Volley Reggio Calabria Castelvetrano 3-1, ha riposato il Volley Pizzo Calabro. Martina Marangon, libero della Seap Pallavolo Aragona, la capolista continua a vincere nettamente contro chiunque avversario. Noi siamo sempre lì che speriamo che almeno un punto lo perda, però sono forti. Devono venire in casa tra 2 settimane e noi siamo cariche da quando, dalla terza di campionato che le stiamo aspettando, però servirebbe che anche loro perdessero qualcosa per strada. Sabato prossimo giocherà a Castellammare di Stabia la capolista, lì è una palestra insidiosa, un campo difficile da espugnare. Sì, non è un campo facile perché comunque è piccolo. Una palestra scolastica, sì, dove il pubblico è lì attaccato. Però ripeto, sono forti loro. Eh sì. Ti fa onore quello che dici. La capolista è lì, ha vinto sempre in questo campionato, ha battuto anche la Sea Paragona, però tra 2 settimane ci sarà lo scontro diretto al Palasport Nicosia di Agrigento. Vediamo il servizio sulla bella vittoria della Sea Paragona contro la Nemesi Stabia per 3-0, 25-22, 25-20, 25-13. Una Sea Paragona determinata e concentrata batte la Nemesi Stabia 3-0 nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B2 a Girone I. Le biancazzurre hanno centrato la 10ª vittoria consecutiva contro un avversario tosto e ben organizzato che soprattutto nel primo set ha giocato una buona pallavolo e fatto soffrire le padrone di casa. Questi parziali 25-22, 25-20, 25-13. Coach Paolo Collavini ha dovuto inizialmente rinunciare alla centrale italo-brasiliana Camilla Macedo, reduce da una brutta influenza. Al suo posto ha giocato il capitano Francesca Cusumano. In campo, fin dalla prima battuta, l'alzatrice Martina Baruffi e l'opposto Valentina Bicchieri, ferme da tempo per infortuni differenti. La migliore in campo è stata ancora una volta la schiacciatrice Ilenia Cammisa, decisiva nei momenti topici dei primi 2 set. Sugli scudi anche la centrale Ambra Composto, che ha dato continuità al gioco dell'Aragona. Prestazione oltre a sufficienza anche per le altre giocatrici aragonesi utilizzate nel corso del match. Dall'altra parte del campo, buona prestazione delle gemelle Liguori, dell'alzatrice Del Vaglio e della schiacciatrice Russo. La partita è iniziata nel segno dell'equilibrio, con le stabiesi brave a contenere gli attacchi del sestetto di Collavini e a rispondere con i contrattacchi punto delle schiacciatrici e delle centrali. A metà set il primo importante allungo della Sea Paragona, che raggiunge anche un margine di 4 punti di vantaggio, 16-11. Le ospiti, complici un vistoso calo di concentrazione delle ragazze aragonesi, riescono a pareggiare 18-18. Nel finale i muri di Donassimiento e Bicchieri e gli attacchi di Cammisa consentono alla Sea Paragona di allungare verso la conquista del primo set. Il punto numero 25 arriva grazie ad un super muro di Ambra Composto. Russo che picchia forte il muro vincente di Ambra Composto. Finisce così il primo set. La battaglia prosegue nel secondo set con un buon inizio delle gialloblu. Poi la Sea Paragona alza l'asticella della concentrazione e ritorna a dettare legge con schemi efficienti e battute che mettono in difficoltà la ricezione ospite. I parziali sono tutti in favore delle aragonesi, 16-11, 19-15, 23-19. Il punto della vittoria del secondo set è conquistato da Bicchieri direttamente con la battuta.
Nel terzo set, coach Collavini manda in campo Macedo per Cusumano e Falcucci per Bicchieri. La squadra di casa domina letteralmente la Nemesi Stabia e vince con estrema facilità il set con parziali netti 6-0, 16-7, 22-11. Al primo match point la Sea Paragona chiude la gara 25-13 e conquista altri 3 punti per continuare a mettere pressione alla capolista Santa Teresa di Riva. Da segnalare una buona cornice di pubblico sugli spalti del Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Sono adesso 35 punti in classifica per la squadra del presidente Nino Di Giacomo, vice capolista del girone, che sabato prossimo sarà di scena in Calabria nella tana del Volley Pizzo Calabro. Finisce qui la partita 25-13, il terzo set tondo 3-0 per la Sea Paragona, che conquista altri 3 punti fondamentali. Ancora complimenti alla SEAP Pallavolo Aragona. Prima di vedere le interviste post gara, ancora un commento con Martina Marangon. La prima di ritorno, una vittoria importante per mettere pressione alla capolista Santa Teresa di Riva. Il cambio di allenatore, Eliseo, che si è dimesso per motivi personali, l'ingresso di Paolo Collavini, tecnico molto molto esperto. Stiamo lavorando davvero bene, sono molto contenta, gli allenamenti sono molto intensi. Oltre il lato tecnico è molto importante anche dal punto di vista emotivo, perché è un allenatore che motiva molto la squadra, che si fa sentire, quindi questo secondo me è quello che ci mancava un po', e sono contenta. Soddisfatta anche dei tifosi della Sea Paragona, adesso ci sono anche i tamburi al Palasport Nicosia per spingere la squadra verso la vittoria. Sempre più pubblico è presente a seguire le vostre partite. Sono contenta perché si è creato un piccolo gruppo di tifosi che portano i tamburi, appunto. Sì. È importante fare un po' di casino durante queste partite. E sì, siamo felici anche. Vediamo le interviste post gara della sfida SEAP Pallavolo Aragona Nemesi Stabia. Abbiamo affrontato abbastanza bene, chiaramente, una Raguna che, voglio dire, ha perso soltanto una partita, e questo la dice lunga sulla qualità dell'organico della Raguna. Però chiaramente noi dal nostro canto volevamo stare, ecco, appunto, in gioco e in partita fino alla fine. Questo avevo detto alle ragazze, detto anche per la qualità del nostro gioco e per cercare di capire anche il futuro del nostro campionato, di sondarci su un campo così difficile. In verità, per l'appunto, sono contento per i primi due set. Il terzo set invece abbiamo ceduto di schianto e questo, diciamo, è il punto su quale lavorare in settimana. Loro sono secondi in classifica con tantissimi punti sopra di noi. Noi dovevamo semplicemente venire qua e cercare di giocare nella maniera più spensierata possibile, perché ovviamente se il livello era uguale, lo stesso, i punti di differenza non erano così tanti. Veniamo comunque da degli stravolgimenti interni nostri, gli allenamenti, abbiamo fatto degli allenamenti questa settimana di qualità, quindi è chiaro che avevamo delle pretese un po' diverse da questa partita. Siamo partite un po', come dire, quasi col freno a mano, anche se all'inizio ce la siamo giocata, però sembrava come se fossimo macchinose per cercare di raggiungere o di superare di qualche punto. Speravamo fosse una partita più bella da vedere, sicuramente ci aspettavamo di più come prestazione personale, null'altro da dire fondamentalmente. Io sto conoscendo la squadra, no? Ancora non so esattamente tutto quello che possono fare e dare ognuna di loro e quindi cerco di sfruttare tutte le occasioni che ho a disposizione. La settimana è stata abbastanza dura, complicata per vari motivi e il sestetto iniziale era il sestetto, diciamo, più motivato, quello che avevo sentito un pochino più vicino durante la settimana. Poi ho cambiato perché c'era un po' troppa fatica, stavo faticando io da fuori, stavamo faticando un po' noi da dentro. E quindi avevo bisogno di dare campo comunque a Camilla Macedo, perché ha avuto una settimana difficile, la volevo comunque far muovere, è andata meglio. Stiamo costruendo un bel sistema di gioco unito e compatto, partendo dai piccoli fondamentali che uniscono proprio a partire dall'umore la squadra, quindi nelle coperture, nella difesa, sono tutte cose che fanno umore e
e ci stanno portando a unirci giocatrice per giocatrice, a fare tutto quello che è giusto fare per vincere. Essere uniti e concentrati all'obiettivo. Quella è una delle cose che poi ti porta, nel momento in cui hai un obiettivo puntato, è difficile distrarsi, no? Quindi fuori, dall'esterno, ci possono essere, poi siamo donne, alla fine è difficile che 13 persone riescano ad andare d'accordo in pace e amore, purtroppo non siamo uomini, la fate molto più semplice, invece noi siamo tendenti a complicare le cose, però devo dire che in campo iniziamo realmente a sentirci amiche, compagni di squadra e lottiamo per un obiettivo. Ma siamo una famiglia di sportivi, dopo diciamo, la grande amicizia che mi lega con Sergio, con Agostino, oggi volevo essere presente, la scorsa volta è venuto Davide, io mi appassiono facilmente, ho visto una bella partita, i primi due set magari un po' più tirati, il secondo è scivolato via facilmente, le ragazze sono davvero brave, quindi continuerò a seguire questo sport che mi sta appassionando. E speriamo sempre che i risultati siano questi, eccezionali. Vediamo la classifica della Serie B2 di pallavolo femminile. In testa c'è il Santa Teresa di Riva, punteggio pieno con 39 punti. La Sea Paragone insegue a quota 35. Volley Reggio Calabria 28 punti. Volley Giarre Condor Catania 25. Pedara 22. Volley Pizzo Calabro 20 punti. Nemesi Stabia 18. Termini Palermo 16. Volley Terrasini 11 punti. Castelvetrano 5 insieme al Battipaglia. Ultima Nola con 3 punti in classifica. E duello fino alla fine tra Santa Teresa di Riva e Sea Paragona. Sono queste le squadre più forti del campionato? Sì, stiamo aspettando che arrivino. Che giudizio puoi darmi su questo girone di Serie B2? Come hai visto le avversarie? Sì, vabbè, ovviamente. Il livello tecnico agonistico come ti sembra? Il livello è alto e anche le squadre che sono di media o bassa classifica sono squadre che danno fastidio, quindi bisogna essere sempre concentrati su ogni partita, bisogna lavorare bene durante la settimana, non bisogna sottovalutare nessuno. La tua stagione come la giudichi? Stagione da libero, perché tu hai iniziato la carriera da schiacciatrice. Sì, vabbè, molti anni fa facevo l'attaccante, poi ovviamente per questione di altezza, se volevo andare avanti ho cambiato ruolo. E questa stagione è molto positiva per me, perché mi sta servendo per crescere, sì. Soprattutto sia tecnicamente che a livello emotivo, sì. Di tensione, gestire la tensione durante le partite, quindi sono contenta. Torniamo al calcio, adesso il campionato di promozione, girone A, la 20ª giornata, la 5ª di ritorno, vediamo i risultati. Albatros Lercara Friddi, Castel Termini 1-0, 5 Torri Trapani, Balestrate 2-0, Misilmeri batte Liberta Serra Calmuto 5-1, Gattopardo Villa Abate, lo scontro salvezze è terminato 0-0, Monreale Vis Borgo Nuovo 3-0, Olimpi Cacragas batte l'ex capolista Salemi 3-1, Oratore San Cile Giorgio Marineo Camarat 2-1, Valle Lunga Don Bosco Partinico 4-0, dunque l'Olimpi Cacragas ce l'ha fatta, ha battuto il Salemi e si rilancia in campionato, in zona playoff. Vediamo il servizio, Olimpi Cacragas Salemi 3-1. Cuore, grinta e tanta voglia di conquistare l'intera posta in palio. L'Olimpi Cacragas ce l'ha fatta ed ha surclassato la corazzata Salemi, ex capolista, squadra costruita per approdare in eccellenza. I biancoazzurri hanno giocato una partita fantastica contro un avversario esperto e ben organizzato. Il 3-1 finale è frutto di una prestazione da incorniciare per i ragazzi di mister Giovanni Falzone. Alla fine tanti applausi per Olimpi Cacragas e per attaccante Giuseppe Sant'Angelo, autore di una strepitosa doppietta con due colpi di testa sotto la sud che hanno fatto impazzire di gioia i tifosi. Il Salemi, privo di parecchi titolari, è mancato soprattutto in difesa e in attacco ed ha sempre subito il gioco ed il ritmo a gara dei padroni di casa. Mister Falzone non cambia formazione e si affida agli stessi 11 che hanno espugnato domenica scorsa il campo del Valle Lunga. Cimino e Chiazzese partono dalla panchina. In attacco spazio al tridente Sette Case e Sant'Angelo Falzone. In mezzo al campo giostrano Castaldo, Maniscalco e Locurto. Difesa a 4 con La Rocca e Ortugno sulle fasce, Puccio e Cugiabi centrali. Dirige il match Michele Buzzone di Enna. La partita inizia nel segno dell'equilibrio, le due squadre si studiano e fanno molta attenzione a non scoprirsi. I biancoazzurri provano a fare la partita ma non riescono ad impegnare Ilario. Il Salemi dopo 11 minuti perde per infortunio Abate al suo posto Camar.
I giallorossi però non demordono e al primo vero affondo riescono a guadagnare un calcio di rigore per un tocco di mano di Kujabi. Il numero 10 Pisciotta batte Anzalone del Salemi, sblocca il risultato. Gara tutta in salita per Olimpica Cregas, che riorganizza le fila ed inizia a macinare gioco e avversari. Sale in cattedra Michele Settecase e per la difesa ospite inizia una domenica da incubo. Il fantasista supera gli avversari come Birilli, scodella al centro palloni invitanti per i compagni di squadra, ma manca la stoccata vincente. C'è una rete annullata al centravanti Sant'Angelo per fuorigioco. Il Salemi opera di rimessa, senza però impensierire portiere cragantino. Gli sforzi dell'Olimpica Cregas sono premiati alla mezz'ora. Angolo dalla sinistra di Settecase e Sant'Angelo va in cielo con un poderoso colpo di testa, gonfia la rete avversaria, 1-1. Grande esultanza dell'attaccante Saccenze sotto la curva sud. Una rete importantissima che mette tanta pressione al Salemi. I padroni di casa attaccano con tanti uomini e sferano più volte il raddoppio. Il Salemi nel frattempo perde un altro giocatore per infortunio, il terzino Blunda. Al 41esimo, azione spettacolare dell'Olimpica Cregas, che sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Cross in aria per Sant'Angelo, che ancora di testa in tuffo realizza un gol fantastico che manda in visibilio i tifosi di casa. Sorpasso Olimpica Cregas 2-1, tutti ad abbracciare l'eroe di giornata Giuseppe Sant'Angelo, sempre più bomber della squadra di Falsone. Il primo tempo non regala altre emozioni, vantaggio meritato dell'Olimpica Cregas. Nella ripresa il Salemi gioca con maggiore determinazione, la squadra di Putaggio sfiora il pari con Pisciotta che colpisce una clamorosa traversa. Falsone corre ai ripari e inserisce un altro difensore, Chiazzese. Si alza dalla panchina anche l'esterno di centrocampo Cimino per sfruttare le ripartenze. La partita è combattuta con i biancoazzurri che rimangono molto concentrati, Puccio e Kujabi difendono benissimo ed il Salemi non passa. Nel finale, al 92esimo, con i giallorossi sbilanciati davanti, Leandro Cimino segna il terzo gol che manda KO il Salemi. Vittoria convincente per Olimpica Cregas contro una grande del campionato. I biancoazzurri riacciuffano la zona playoff e lanciano un chiaro segnale al campionato. Il gigante è tornato più forte di prima. Dunque complimenti ai biancazzurri di Giovanni Falsone, il commento in studio con Pietro Iacono, che in passato ha indossato anche la maglia dell'Acragas, ha difeso i porti, la porta della formazione biancoazzurra. Che effetto ti fa rivedere l'Acragas dopo 3 anni nel calcio professionistico in Serie C, adesso ripartire dai campionati minori? Pietro. Io da tifoso, per me è un colpo al cuore vederla sprofondare nel calcio dilettantistico. Spero al più presto che la città si possa stringere attorno a questa nuova società per poter ripartire e ritornare nel calcio che più gli si addice. Il calcio professionistico era un miraggio, un sogno per tutta la città e per tutto anche l'Interland. Sì. Era un viatico importante anche per la città di Agrigento, farla conoscere anche sotto il piano sportivo calcistico. Spero che possa veramente riprendersi e che possa veramente ritornare a splendere la luce all'Esseneto, la luce in tutti i sensi all'Esseneto. Faustino Giacchetto, Michele Settecase, che voi conoscete abbastanza bene per averlo avuto al Canicattì, continua a fare la differenza, continua a fare il fenomeno con la maglia dell'Olimpica Cregas. Anche ieri decisivo con gli assist. Lo apprendo con piacere. Michele è un ragazzo bravo, un ragazzo molto che noi ricordiamo con molto piacere. E sta continuando a fare, diciamo, il protagonista in questi campionati. Ieri ho letto pure che hanno fatto gol sia Sant'Angelo che doppietta Cimino di Sant'Angelo, e sono anche loro ex nostri giocatori, quindi il processo di avvicinamento dell'Agregas, la zona playoff forse ora è dentro, sì, continua al momento, è dentro, sì, e sono fiducioso che da qui alla fine del campionato possa giocarsi il posto per la promozione in categorie superiori di eccellenza. Le interviste post gara Olimpica Cregas Salemi, ascoltiamo l'eroe di giornata, ovvero Sant'Angelo, 2 gol bellissimi, e poi il tecnico del Salemi, Putaggio. A prescindere dai gol, noi eravamo motivati per fare bene, cioè, se io faccio gol è merito della squadra che mi mette in condizioni, e siccome abbiamo lasciato dei punti in sospeso ci vogliamo riprendere quello che abbiamo lasciato in passato, quindi ci alleniamo bene, stiamo bene, abbiamo un bel gruppo, lavoriamo per far bene, quello che viene. Ci racconti i 2 gol, che emozioni ha provato? Bene, perché purtroppo siamo andati in svantaggio, però per fortuna
abbiamo ripreso la partita sull'1-1 e poi ho fatto di nuovo gol sul 2-1 e poi per fortuna l'abbiamo chiusa, va bene così. Dove può arrivare questa Olimpica Agregas? Guarda, noi non abbiamo degli obiettivi, oddio, l'obiettivo c'è di essere nei playoff, però quello che viene ci prendiamo, noi lottiamo ogni domenica per ogni domenica e portare sempre 3 punti a casa. Ultima domanda, dedica speciale per questi tuoi 2 gol? Questi miei 2 gol vanno principalmente a una persona speciale che c'è, mia nonna qui in tribuna, e per il secondo alla squadra. Per come eravamo combinati, io onestamente sapevamo che era difficile, quindi è inutile sostenere, non so se avete visto la formazione, abbiamo avuto pure diversi cambi da fare immediatamente, nell'arco di un quarto d'ora abbiamo fatto 2 cambi. Ripeto, noi sapevamo, ripeto, dalla fase di ritorno che questa squadra non è più quella di prima, però cercheremo di dare, perlomeno completa come prima, cercheremo di dare quello che possiamo fino alla fine. Avete perso la vetta della classifica, cosa rappresenta per voi questa? Ma rappresenta chiaramente, in classifica adesso non so come siamo messi, non so come sono gli altri, cosa hanno fatto, però ripeto, è fra virgolette anche aspettato, è chiaro che noi non abbiamo avuto rinforzi, anzi abbiamo perso qualcosina nel mercato di riparazione, quindi diciamo che siamo coscienti che siamo anche a volte limitati al numero di persone che siamo, quindi le difficoltà ci sono. Come ha visto oggi l'Agregas? Una buona squadra, una buona squadra, poi è chiaro che Peppe Sant'Angelo e Michele Settecase dipendente. Importante vittoria in chiave playoff per l'Albatros Lercara, che supera 1-0 il Castel Termini e lo supera ad 1 punto in classifica. Il match ha visto la squadra di casa più convinta a cercare successo, mentre i Granata hanno dato l'impressione di cercare il pareggio. Partono bene i locali, che al 12esimo hanno l'occasione con Corvaia, bravo Priolo a mettere in angolo. La prima frazione di gioco termina sullo 0-0 con una leggera supremazia dei locali. Al 65esimo il gol che decide il match, a metterlo a segno Gabriele Marguglio, che sfrutta al meglio una punizione di Bonomonte e con un preciso diagonale gonfia la rete. Il Castel Termini si sbilancia ma non si rende pericoloso, anzi si espone al contropiede, e ancora Priolo protagonista a fermare i tiri a botta sicura di Costa e Licastri. Finisce 1-0 per la squadra del presidente Peppe Lupo. Il Castel Termini tira e freno, e anche l'Olimpica Agregas lo supera. E adesso guardiamo la classifica del torneo di promozione Girone A. In testa c'è una sola formazione, l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo con 48 punti, Misilmeri 47, Salemi dal primo posto scende al terzo posto con 45 punti, poi Monreale 40, Olimpica Agregas 36 insieme al Lercara Friddi, poi Castel Termini 35, 5 Torri Trapani 34, Vallelunga 27, Balestrate 23, Don Bosco Partinico 22, Camarat 16 insieme al Villabate, Gattopardo 15, Racalmuto 13, Bis Borgonuovo 3 punti in classifica. Pietro Iacono, ti chiedo un commento su questo campionato, alla fine chi la spunterà secondo te? Io spero che l'Agregas possa competere per i playoff e poter raggiungere l'eccellenza al più presto possibile. Non lo so, il Salemi, conosco molti giocatori del Salemi ed è un'ottima squadra e spero e penso che alla fine la possano dire lunga, e spero che poi alla fine possano vincere anche loro per il rapporto che mi lega a determinati giocatori. Il tuo ricordo più bello con la maglia dell'Agregas? Arrivavi ad Agrigento dalla Juventus, se non ricordo male. No, sono andato dopo. Ah, dopo, chiedo dopo. Scusa, dopo? Sono arrivato a 15 dopo anni. L'ottima stagione con la maglia. Sì, sono arrivato a 15-16 anni. È stato per me il primo passo verso il mondo del calcio, perché venivo dallo Sciacca, venivo dall'Interregionale, che già era un campionato molto importante, ed alla mia età era qualcosa era di, una piccola serie C2, sì, era qualcosa male. Di impensabile. Poi sono arrivato qui con mille speranze, con mille sogni, e poi da qui sono partito per girovagare un pochettino nel calcio nazionale. La tappa con la maglia bianconera, Juventus? Ah, ma è stato settore giovanile. È stato un passaggio, perché poi da lì sono andato alla Pistoiese in Serie B. È stata un'emozione grande. Giocatori che si vedevano prima solo sulle figurine o in televisione, e poter partecipare anche soltanto da lontano
a degli allenamenti, era per me un motivo di un grande orgoglio. Prossimo turno nel torneo di promozione, vediamo il quadro della prossima giornata, la sesta di ritorno, Balestrate, Albatros e Carafriddi, Casteltermini, Missil Meri, Don Bosco Partinico, Olimpica, Cragas, Camarat, Vallelunga, Liberta, Saracalmuto, Monreale, Salemi, Cinque Torri, Trapani, Villa Abate, Marineo, Visborgo Nuovo, Gattopardo. Queste le gare in programma nel prossimo weekend. Notizie dell'ultima ora, esonerato il tecnico del Mazzara, Pietro Tarantino. Faustino Giacchetto, la sconfitta contro di voi è costata cara all'amico Pietro Tarantino, che salutiamo affettuosamente. Mi dispiace sicuramente quando un allenatore viene esonerato, perché sicuramente non è riuscito, non per magari demeriti personali, a trasmettere quelle che sono i messaggi alla squadra per poter esprimersi al meglio, però nel calcio ci sta, sicuramente non tutte le responsabilità del campionato del Mazzara, che comunque è un campionato di medio-alto classifica, sono di Tarantino, e quindi non vorrei che sia stata la sconfitta di Canicattia a dover determinare le sorti del mister Tarantino, però sono sicuro che il Mazzara troverà il degno sostituto della squadra, che comunque è un blasone del calcio dilettantistico siciliano. Pietro Iacono ha giocato nel Mazzara, ha vinto anche col Mazzara. Questa notizia ti sorprende? Penso che le responsabilità del tecnico siano minime, perché a livello logistico, a livello organizzativo erano veramente messi veramente male. Allenarsi a una società che rappresenta una città, che si allena a Palermo, non capisco, non riesco a darmi una giustificazione. E penso che sia soltanto il capro espiatorio di tutta questa situazione. Non mi voglio dilungare, perché ho dei grandissimi affetti. Chiaro, il tuo messaggio. Ho passato 6 anni importanti a Mazzara, e quindi non voglio dilungarmi. E dal calcio al basket, vediamo il prossimo turno del campionato di Serie A2 Girone Ovest, la sesta di ritorno, la 21esima giornata, queste le gare in programma. Leonis Roma Treviglio, Bergamo Capo d'Orlando, Rieti Tortona, Virtus Cassino Fortitudo Agrigento, Biella Legnano, Latina Scafati, Casale Monferrato, Virtus Roma, Trapani Siena. Coach Franco Ciani, trasferta contro la Virtus Cassino per la tua Fortitudo Agrigento. Cassino, ultima della classe, vietato sottovalutare l'avversario. Assolutamente, anche perché da 5 giornate ha preso Mike Hall, che è uno degli americani più forti, o lo è stato costantemente in questi ultimi anni. E quindi stanno provando assolutamente a evitare l'ultima piazza. Loro in fondo devono recuperare molto poco sul penultimo posto, perché è chiaro che l'ultima piazza significa retrocessione diretta e il penultimo posto significa play-out, quindi c'è un bel cambiamento di prospettiva. Quindi stanno lottando, hanno perso anche di due punti con Siena nell'ultimo turno, e quindi è una partita difficile, delicata. È chiaro che poi uno guarda la classifica e dice è l'ultima, e quindi è una passeggiata, no? Dobbiamo avere il giusto atteggiamento, dobbiamo essere molto più solidi difensivamente, dobbiamo proprio togliere i riferimenti e i rifornimenti ai due giocatori più importanti della loro squadra, che sono i due americani, e dopodiché vedere quello che siamo capaci di fare e di costruire in 40 minuti che saranno di battaglia sicuramente. Grandissima battaglia per quanto riguarda la sfida contro la Virtus Cassino, che all'andata vi ha fatto soffrire non poco, se non sì, ricordo male. Sicuramente, ancora non era con questo assetto, ma fece una partita di grande temperamento, sì. E quindi questo dovrebbe magari insegnarci o darci squillare un campanello d'allarme per affrontare nel modo giusto questa gara. Avete messo nel mirino un obiettivo ben preciso per quanto riguarda questo finale di stagione? Ma noi onestamente siamo partiti con un obiettivo ben preciso e non l'abbiamo mai cambiato, anche se il primo mese e mezzo di campionato sembrava... Tu hai sempre parlato di salvezza diretta. Sì, assolutamente. Allora dobbiamo ricordare sempre che questo è il primo e unico anno in cui la Lega 2 prevede 3 promozioni, sì, e 5 retrocessioni.
verrà ristrutturata da 32 a 28 squadre e quindi già la permanenza è un risultato, nel senso che... È come vincere un campionato? La prossima Lega 2 è una Lega 2 molto più stretta, ecco, e quindi esserci dentro è fondamentale. Dopodiché ovviamente c'è la valorizzazione di alcuni giocatori giovani su cui stiamo lavorando, siamo ancora in corsa anche per i premi under, per l'utilizzo degli under, quindi voglio dire, poi è chiaro che come abbiamo sempre fatto in questi 8 anni, proviamo a fare qualcosa in più, a impreziosire, no, il programma minimo o il risultato minimo con qualcosa di più piacevole per tutti quanti. E dalla prima giornata, in 20 giornate siamo rimasti fuori dalle prime dalle posizioni playoff una sola settimana. Confidiamo che alla fine dell'anno ci saremo ancora dentro, però sappiamo quanto è difficile, per cui un passo alla volta, prima con grande pragmatismo ci salviamo, quando siamo matematicamente salvi andiamo a vedere cosa ci serve per fare i playoff. Mi dai un giudizio sui due americani? Cannon è una certezza. Sì. Bell invece? Ma Bell è un giocatore... Alterna belle prestazioni, sì, a partite magari non, sai, proprio... Intanto dobbiamo pensare a da questo. Da grande leader. Amir è un giocatore del 96. Giovanissimo. I 97 in Italia sono considerati under e hanno una normativa privilegiata per poterli far giocare. Lui è un 96 e ci aspettiamo tutti che faccia la differenza, no? Invece è un giocatore che deve capire, è un giocatore di sistema, ha bisogno che la squadra giochi con ordine per dare il meglio delle sue capacità, non è un giocatore che ama le sue giocate individuali, ama andare fuori dagli schemi, ama inventarsi delle cose, e tanto è vero che le nostre buone partite sono sempre coincise con sue grandi prestazioni. Nel girone di ritorno sta dimostrando di aver capito molto la pallacanestro europea, che è diversa rispetto a quella a cui lui era abituato, e ha una valutazione media di oltre 20 a partita nel girone di ritorno, nelle 5 partite del girone di ritorno, quindi. Poi viene da un college importante, un college di grande scuola, però con una filosofia di gioco un po' diversa dal basket europeo. Io ho provato un playmaker dello stesso college tanti anni fa a Gorizia, Sidney Johnson, molto simile ad Amir anche fisicamente, anche lui fece molta fatica all'inizio, ma poi quell'anno Gorizia vinse il campionato ed andò in A1. Quindi sono giocatori che sicuramente hanno scuola, e i giocatori di scuola raramente tradiscono le aspettative. Zilli recupera per Cassino? Zilli ancora non lo sappiamo, stiamo verificando con degli esami strumentali la reale portata di questa problematica, e poi credo che non appena avremo un quadro chiaro la società comunque comunicherà quello, se ci sarà oppure no. Torniamo alla pallavolo, vediamo il prossimo turno del campionato di Serie B2 Girone I. Queste le gare della seconda di ritorno: Nemesi Stabia, Santa Teresa di Riva, Castelvetrano Nola, Volley Pizzo Calabro, Sea Paragona, Volley Giarre, Volley Pedara, Condor Catania, Volley Reggio Calabria, Battipaglia, Volley Terrasini, Riposa, Termini Palermo. Dunque per la Sea Paragona trasferta in Calabria contro il Volley Pizzo Calabro, una buona formazione. Martina Marangon. Una squadra di metà classifica, però una squadra, sì, a mio parere forte, che può dar fastidio. All'andata è stata una partita che abbiamo preparato bene, infatti loro non sono riusciti più di tanto a toglierci punti e abbiamo vinto 3-0. Quindi da domani si torna in palestra, le studieremo bene e faremo il nostro massimo. Ma pensate anche alla sfida contro Santa Teresa di Riva e nei vostri pensieri questa partita che sta per arrivare? La sfida contro Santa Teresa è nei nostri pensieri da quando abbiamo perso in casa loro, quindi siamo tutte con la voglia di accoglierle e vincere. L'obiettivo è recuperare anche gli infortunati, le ragazze infortunate che sono Bicchieri e Baruffi, non al meglio della condizione atletica, anche se hanno giocato contro lo Stabia. Sì, come stanno adesso? Stanno recuperando dagli infortuni? Stanno recuperando e stanno facendo il possibile con terapie, fisioterapisti, sì, eccetera, per recuperare, prendendo antidolorifici per giocare, perché comunque hanno ancora dolori abbastanza importanti, però man mano che le settimane passano stanno migliorando. Sì. Torniamo al calcio, prossimo turno del torneo di eccellenza, le gare della sesta di ritorno, per quanto riguarda il Canicattì, una sfida importante per voi, Pietro Iacono. È una sfida che ci permette ancora di sperare, ci può permettere di ambire ad allungare sulla terza. Giochiamo contro l'Alcamo. L'Alcamo è una squadra blasonata del calcio siciliano. Una squadra blasonata che domenica ha vinto e che
ha attraversato anche un momento un po' particolare della stagione, un momento negativo della stagione. Andremo ad affrontarla come, con il nostro motto calcistico, cercheremo di portare a casa più punti possibili. Vediamo il quadro completo del prossimo turno: Alcamo Canicattì, poi Sant'Agata Marsala, Dattilo Noir Pro Favara, Licata Caccamo, Mazara Cus Palermo, Mussomeli Geraci, Parmonval Castellammare, Castelbuono Partini Caudace. Faustino Giacchetto, il Licata gioca in casa contro il Caccamo. Che gara ti aspetti? La capolista... Sicuramente il Licata è la squadra favorita. Può perdere punti secondo voi? Noi ce l'auguriamo, nel senso sportivo del assolutamente sì. Incontrare il Caccamo, che è una squadra che ha bisogno di punti, quindi perché lotta per la zona play-out, quindi andrà lì per dare il tutto, per cercare di fare il risultato. Però, come diceva prima Pietro, noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo guardare il nostro percorso, il nostro cammino. Domenica abbiamo un impegno molto, molto difficile, perché l'Alcamo è una di quelle squadre che, seppur attraversato qualche momento di difficoltà, però gioca bene a calcio, è una squadra che propone gioco, una squadra per certi versi anche giovane, però difficile da affrontare, e quindi noi dobbiamo avere gli occhi puntati soprattutto sulla nostra, sul nostro impegno. Il prossimo anno la finale di Coppa Italia si giocherà a Canicattì, perché chi vince la Coppa poi ospiterà nella prossima stagione la finale, ma si giocherà a Canicattì, finalmente avrete uno stadio a norma. Sicuramente il Canicattì dovrà organizzare la finale. Ecco. Perché ha la squadra detentrice. Ricordiamo della Coppa, che il Canicattì gioca le gare interne a Ravanusa. La squadra detentrice della Coppa, diciamo, ha l'onere e l'onore di organizzare la finale dell'anno successivo. E valuteremo se farla al Bordonaro di Canicattì o farla allo Stadio Saraceno di Ravanusa, che quest'anno ci sta ospitando, che ci permette di esprimere quel calcio che sin dall'inizio del nostro campionato noi abbiamo cercato di proporre e di offrire ai nostri tifosi, che è un calcio che prevede soprattutto il bel gioco, giocare per vincere ma attraverso il gioco. E questo per certi versi gratifica anche quelli che sono poi le prestazioni dei risultati. Un pizzico di rammarico, perché domenica per esempio allo stadio c'erano 750 persone, che è il massimo che può contenere lo stadio Saraceno di Ravanusa. Abbiamo dovuto chiudere la biglietteria, abbiamo dovuto lasciare gente fuori che non ha potuto partecipare alla partita. Questo è rammarico, perché purtroppo non possiamo ospitare più persone di quelle che lo stadio prevede. Certo, un Carlotta Bordonaro con il mando in erba sintetica con 1.500-2.000 persone sarebbe l'ideale per ospitare non solo le partite del campionato, di cuore, ma anche la finale, una degna finale di Coppa Italia dell'anno prossimo. Pietro Iacono ha un sogno nel cassetto calcistico, lo voglio svelare, ne abbiamo parlato prima della trasmissione, cioè quello di tornare, di chiudere la carriera con la maglia dell'Akragas. Pietro, ne abbiamo parlato tantissimo. Ne abbiamo parlato dopo la finale di Coppa ho detto che forse questa sarà la mia ultima stagione. Sì. Non lo so se ci saranno mai le condizioni, non ci sono stato in passato, non so, non precludo niente, però non penso che ci siano più le condizioni per cui io possa tornare a indossare questa maglia. Vedremo, però adesso sono concentrato anche sul Canicattì e poi sul mio futuro prossimo e sulla mia famiglia. In bocca al lupo per la tua carriera. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata numero 13. Saluto e ringrazio gli ospiti. Ringrazio Martina Marangon. Ciao, in bocca al lupo. Ringrazio di cuore il coach della Fortitudo Agrigento, Franco Ciani. Grazie a voi. Saluto e ringrazio anche Pietro Iacono, portiere del Canicattì. Grazie mille a voi. E anche il vicepresidente del Canicattì Calcio, Faustino Giacchetto. Grazie. Buonasera. Complimenti ancora per la vittoria della Coppa Italia. La inquadriamo ancora una volta, questo preziosissimo trofeo vinto dal Canicattì Calcio in finale contro la Marina di Ragusa. Tanti festeggiamenti a Canicattì, ma adesso bisogna pensare anche al proseguo della stagione. Ringrazio e saluto qui in studio Maurizio Sferrazza per la ripresa, in regia Gigi Bartolomeo e poi il collega Nicolò Giangreco. Grazie a voi per l'attenzione e arrivederci.